ultime ore di una campagna elettorale breve ma frenetica. Ma una campagna elettorale fredda dal punto di vista climatica, ma calda dal punto di vista del calore che ho ricevuto dagli amici, dai brindisini, da tutte le persone che compongono un collegio ampio ma che vede il cuore all'interno della mia provincia. Ovviamente ho avuto la possibilità di rincontrare, di discutere con loro ed esco convinto che molti sanno che in questi anni ho fatto bene come parlamentare, ho fatto tante cose, le mie proposte di legge, le mie interrogazioni, il sostegno all'agricoltura, il sostegno alla cultura, le PDL che possono essere quella là della capitale della cultura, appunto, tramutata in capitale della gastronomia. Io su questo ho battuto tanto e spero che il prossimo Parlamento approvi immediatamente questa PDL. È un peccato che per colpa dell'incapacità, per esempio, del sindaco di Ceglie, il nostro territorio non abbia potuto fregiarsi di capitale della cultura. Io sono convinto che se a Brindisi tra pochi mesi avremo un sindaco intelligente, sarà il primo a candidare il nostro territorio a capitale della cultura, perché davvero noi abbiamo bisogno di rilanciare. Proprio per questo spero anche che la PDL che ho fatto su Toschiva di intestare una giornata, qui una produzione del mio conservatorio di cui da ieri sono di nuovo consigliere di amministrazione e quindi posso finalmente occuparmene come me ne sono occupato in questi anni, perché io penso che il nostro territorio abbia bisogno di musica, di arte, di cultura, di turismo come elementi per crescere. Perché votare Nicola Ciraci e noi con l'Italia UDC? Nicola Ciraci lo conoscono tutti, è un politico a testa alta, è un politico che con la sua faccia ogni volta affronta le campagne elettorali, lo faccio da tanti anni e sono orgoglioso, penso di avere le energie e le forze per poterlo ancora fare per una legislatura all'interno del Parlamento, l'ho fatto con dignità rappresentando il mio territorio, oggi penso di aver raggiunto una maturità, io sono a un livello istituzionale molto più importante ed è proprio per questo che mi sono impegnato su temi non solo del territorio ma tutti quanti sanno, sono andato in giro per il mondo, martedì farò parte di una delegazione a Ginevra che andai a incontrare sui diritti umani, appunto una delegazione dell'ONU, proprio perché io non mi sono fermato alle mie cose del territorio ma sono andato molto molto oltre, perché ho cercato di far volare alto non solo me ma ho cercato di far volare alto soprattutto il territorio della provincia di Brindisi e del mio collegio. Come potranno votarla gli elettori? È facile, noi abbiamo fatto un partito nuovo, noi con l'Italia UDC, che però ha un simbolo vecchio e glorioso però, che è quello dello scudo crociato. Basta fare una croce sullo scudo crociato. È una cosa semplice, perché solo con lo scudo crociato, con la lista noi con l'Italia UDC, noi potremo avere un centrodestra che vince realmente, che ha i numeri per governare. Ieri sera tutti quanti insieme abbiamo chiuso in maniera coesa a Roma con tutti quanti i leader ed è un messaggio che diamo. Noi siamo l'unica forza che può governare il nostro paese. Non votando per noi con l'Italia c'è il caos dell'antipolitica, che non porterà sicuramente il bene del nostro paese, al nostro paese. Come chiuderà la campagna elettorale? Guardi, avrei voluto un dibattito con il candidato dell'altra lista della mia città, l'ho chiesto ma lui ha rifiutato, io pensavo che il sale della politica fosse il confronto, però prendo atto che io sono qui con il mio viso, con quello che è il mio percorso a chiedere il voto ai cittadini, lui fugge come un leprotto perché è incapace eventualmente di confrontarsi con gli altri, credo che nessuno abbia sentito la sua voce in questa campagna elettorale, io invece chiudo come al solito parlando ai cittadini, lo faccio su Video M, oggi alle 13.30 e alle 22 per quest'ultimo appello elettorale, lo faccio soprattutto tutto in diretta Facebook alle 20.30, ma lo faccio soprattutto alle 20 presso la mia sede in via Cristoforo Colombo con gli amici, con le persone care, con i cegliesi, con le persone a cui voglio più bene perché rappresentano la radice della mia vita e di questa mia esperienza politica, che ringrazio sempre qualunque sarà la scelta che faranno. Ovviamente andate a votare. Se lo riterete, penso che la candidatura di Nicola Ciraci possa essere una garanzia di buona politica.